Ben ritrovati gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. Andiamo con il primo servizio proprio nella città del Santo e parliamo di attesa del Natale, parliamo di luminarie di Natale che risultano potenzialmente nocive. Sentiamo. Con l'approssimarsi delle festività natalizie, i finanzieri del gruppo della Guardia di Finanza di Padova hanno intensificato i controlli a tutela dei consumatori, riuscendo a individuare una serie di attività commerciali con sede in provincia che a più livelli nella filiera di importazione e distribuzione immettevano sul mercato luminarie natalizie, destinate ad addobbare alberi e balconi considerate potenzialmente nocive e pericolose per la sicurezza e la salute dei consumatori. In particolare sono stati individuati due diversi punti di distribuzione al pubblico gestiti da commercianti italiani a Vigonza e ad Albignasego che, in violazione delle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, commercializzavano catene luminose prive dei requisiti minimi di tracciabilità del prodotto e con una marcatura CE non conforme agli standard richiesti proprio a tutela dei consumatori. Parallelamente, dalle ricerche eseguite sul campo e dalla disamina dei documenti acquisiti, i finanzieri hanno ricostruito la filiera di distribuzione, fino alla individuazione dell'importatore cinese, attivo da anni a Padova, con buona parte dei clienti in tutto il nord-est. Le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 30.000 catene luminose, che, se immesse in commercio, avrebbero prodotto profitti per circa 500.000 euro. Grazie alla collaborazione della Camera di Commercio, sono in corso le procedure di analisi in laboratorio dei prodotti sequestrati, al fine di verificare il rispetto delle norme previste in materia di materiale elettrico e di divieto di impiego di materiali nocivi nella produzione di apparecchi elettrici ed elettronici. La commercializzazione di luminarie natalizie della specie di quelle sequestrate, il cui punto di forza risiede principalmente nei prezzi decisamente competitivi, può rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori, ribadiscono le Fiamme Gialle, nonché per il corretto funzionamento del mercato a svantaggio dei commercianti che rispettano le regole. Non aveva avuto pietà per quella figlia ribelle, seppur neppure quando ricoperta di sangue urlava disperata a terra, distesa ai suoi piedi. Anzi, si era preso una pausa, era sceso dal primo piano della cucina, dal piano terra, nella casa di Gran Torto, aveva fumato una sigaretta e fatto uno spuntino per poi seguire con la sua ferocia che era nuovamente riesplosa. Pugni, calci, bastonate da fracassare le ossa, fino a che Cautar, 19 anni, rea di non aver voluto obbedire alle volontà del padre padrone marocchino musulmano, era morta dopo un'agonia di 1 ora e mezza, devastata dalle ferite e soffocata dal suo stesso vomito. Il padre Mohamed Lasni, all'epoca saldatore in un'azienda di Carmignano di Brenta, oggi 74enne, dopo aver scontato la pena per omicidio volontario, è stato espulso dall'Italia. L'altra sera alle 20 è stato accompagnato all'aeroporto di Tessera e rispedito nel suo paese di origine. Rimaniamo ancora a Padova e parliamo di lavoratori in nero e musica senza permessi in ristorante, pizzeria da sport e bar. Nei giorni scorsi, i militari della compagnia di Cittadella della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'intensificazione dei controlli a contrasto del sommerso da lavoro e a tutela dei consumatori, hanno effettuato 26 interventi. Più dell'80% dei controlli si è concluso con la contestazione di illeciti, consentendo di individuare complessivamente 12 lavoratori completamente in nero, nonché 20 distributori di carburante che non hanno effettuato le presunte comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti. Lavoratori in nero e musica senza permessi, come abbiamo detto. I titolari degli impianti di distribuzione carburante sono stati segnalati al sindaco competente in relazione al luogo della commissione della violazione amministrativa per l'applicazione della relativa sanzione amministrativa. Relativamente agli illeciti in materia di lavoro, invece, a conclusione degli accertamenti, la Direzione Territoriale del Lavoro di Padova ha già emesso 3 provvedimenti di sospensione dell'attività, in virtù delle gravi irregolarità relative alla tutela dei dipendenti nell'ambiente lavorativo, rilevate nei confronti di un ristorante di Piazzola Subrenta e di una pizzeria da sport e di un bar a Cittadella. E adesso ci spostiamo a Solesino, una pioggia di insulti nel video su Facebook e si trattava di un video che riguardava un ballo in lavanderia. Sentiamo.
Un video con insulti razzisti e omofobi postato sulla pagina del gruppo Facebook Sei di Solesino Sé sta suscitando un grande clamore in paese, dove da un lato si grida al degrado e dall'altro si muovono accuse di razzismo. Il video riprende due giovani in una lavanderia a gettoni mentre cantano e improvvisamente si mettono a ballare. Nel sonoro si sentono gli insulti rivolti ai due. Ciò che nessuno ha il coraggio di dire è che Solesino è un paese razzista e omofobo, ha commentato il consigliere comunale Matteo Pegoraro. Solo per il fatto che questi ragazzi esistono si vuole dipingere una realtà del tutto distorta, istigando alla violenza verso il diverso. L'inciviltà di alcuni giovani, chiarisce il consigliere, anche e soprattutto italiani, esiste ed è giusto punire i responsabili se questi danneggiano beni altrui o molestano la clientela. Ma il caso qui è un altro. Una vicenda strumentalizzata oltre misura per inveire contro la comunità marocchina presente da anni in paese. Esprimo solidarietà ai due ragazzi, apostrofati come froci durante la riproduzione video, e alle loro famiglie, anche per i commenti carichi di aggressività da parte di alcuni solesini, e mi auguro che le autorità locali vorranno attuare tutti i provvedimenti urgenti per porre fine alla diffamazione, alla violazione della privacy e soprattutto alla istigazione alla violenza nei confronti degli stranieri residenti a Solesino. Una stanza piena zeppa di giochi erotici, ma non è quella di un sexy shop. L'hanno trovata, incredula, i carabinieri della Compagnia di Padova quando hanno perquisito la canonica della chiesa di San Lazzaro in uso a Don Andrea Contin. Quando hanno aperto la porta si sono trovati davanti agli occhi gli oggetti più strani, vibratori, fruste, collari in pelle, tacchi a spillo e diversi stimolanti sessuali per donne a forma di anello. Insomma, l'intero campionario di un negozio specializzato in sexy toys. Ma l'esperto questa volta non è un commerciante un po' bizzarro, ma un prete di città. Alla vista dei militari il donno si è sentito quasi male, si è messo le mani tra i capelli ma poi ha collaborato, non prima però di aver avvisato i suoi superiori in curia di quanto gli stava accadendo. I carabinieri hanno sequestrato tutti i giochi erotici che nei prossimi giorni saranno oggetto di indagini, ma gli uomini dell'arma in quella canonica hanno trovato e sequestrato anche materiale pornografico, in particolare immagini e video ad. Insomma, il parroco aveva tutto l'occorrente per procurare piacere a sé e alla sua amante. I carabinieri hanno passato al setaccio la canonica, gli scantinati e anche il garage perché oltre ai sexy toys e al video porno hanno cercato anche un'arma. L'ex amante del prete, quando ha presentato denuncia ai carabinieri, ha dichiarato che il donno aveva una pistola. Ma gli investigatori, dopo aver setaggiato ogni angolo dell'abitazione del prete, non hanno trovato alcuna arma. I militari, per portare in caserma i giochi erotici e il materiale pornografico, hanno dovuto riempire alcuni scatoloni. Una montagna, insomma, di oggetti hard, tutti custoditi nella casa del prete. Adesso ci spostiamo con il prossimo servizio a Rovigo. È tempo di auguri, ci sono gli auguri in comune e quindi viene negata l'assemblea. Per questo i dipendenti comunali sono sul piede di guerra. Sentiamo. Niente assemblea dei dipendenti di Palazzo Nodari per questo venerdì alle 11:30 in concomitanza con gli auguri del sindaco e organizzata a quell'ora proprio per protesta. I sindacalisti della funzione pubblica di CGL, CISL e UIL scendono sul piede di guerra. A parlare a nome anche dei colleghi Paolo Zanini ed Ettore Furlan e Cristina Garbin della UIL FPL. Le nostre segreterie, a seguito dell'incontro in prefettura per cercare una conciliazione tra sindacato e amministrazione sul problema del blocco del salario accessorio dal 2012, finito con esito negativo, hanno convocato un'assemblea dei lavoratori per questo venerdì alle 11. E cosa risponde l'amministrazione a firma del dirigente Giampaolo Volinia? Ci hanno rifiutato l'assemblea perché quella giornata il sindaco ha già diramato un invito a tutti i dipendenti per i consueti auguri natalizi. Per i rappresentanti sindacali si tratta di cosa gravissima, perché la convocazione dell'assemblea è stata fatta nei termini corretti e per discutere delle iniziative da mettere in campo a seguito dell'esito dell'incontro in prefettura. E su questo valuteremo l'eventualità che si configuri un'azione antisindacale. Insomma, invece che verso la conclusione della vicenda, non si è che all'inizio delle schermaglie. Continuiamo la nostra battaglia, chiude Garbin, visto che si pensa di disertare gli auguri di Natale del sindaco. Inoltre stiamo pensando a un documento da consegnare al primo cittadino.
E sempre a Rovigo è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3, e quindi registrata alle ore 2:34 tra Rovigo e Mantova. Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a soli 5 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Melara, Rovigo e Borgo Franco sul Po Mantova. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. E adesso, dopo questa notizia, andiamo a vedere proprio quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per venerdì 23 dicembre 2016. Alta pressione sull'Italia, bel tempo con tanto sole e ritorno però della nebbia sulla pianura padana. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord, come detto, torna la nebbia diffusa su gran parte della pianura padana. Foschie in Veneto, sole pieno invece sul resto delle regioni. Spostiamoci al centro, bella giornata anche qui con cielo in prevalenza sereno su tutte le nostre regioni. Raggiungiamo infine il sud, anche qui avremo condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Maggiori addensamenti, ma peraltro innocui, saranno possibili in Sicilia e sulla Calabria ionica. Come saranno invece i venti? Saranno a prevalente direzione settentrionale su tutti i nostri bacini. Concludiamo con le temperature previste per la giornata del 23 dicembre. Le minime risultano essere pressoché stazionarie, tra meno 1 e 9 gradi sulle regioni peninsulari, fino a 12 gradi invece sulle isole maggiori. Di giorno prevediamo 3-14 gradi al nord, 7-12 gradi al centro, 6-13 gradi al sud e fino a 17 gradi sulle isole. Il meteo.it vi invita a mettere mi piace sulla nostra pagina ufficiale di Facebook, così da rimanere sempre aggiornati sulle nostre news. Arrivederci. Bene, gentili telespettatori, termina qui l'informazione per quanto riguarda il telegiornale di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi della nostra rete.